per diverse formazioni politiche, ma non penso che le dirò oggi quali. Ma più di destra o più di sinistra? Diverse. Quindi un po' di qua, un po' di là. Diverse formazioni politiche che non le dirò. Né di qua né di là. Alla sua prima uscita televisiva, Davide Casaleggio sta molto attento a non tradire il non allineamento di 5 Stelle, né di destra né di sinistra. Un mantra che Beppe Grillo e tutti i parlamentari ripetono da anni. Noi non siamo né di destra né di sinistra, è finita l'epoca della destra e della sinistra. Un mantra che vuole rimarcare la distanza dai partiti e dal passato e che ha permesso al movimento di essere invece la forza dell'equivicinanza. Secondo il sondaggio Demus, il partito con cui l'elettorato 5 Stelle ha le affinità più forti, il 20%, è la Lega Nord, quello cioè con cui condividono le uniche posizioni ufficiali. Sovranismo, anti-euro, anti-europeismo. Subito dopo c'è Sinistra Italiana, a cui si sente vicina il 15% degli elettori del movimento. Un elettorato quindi sia di destra che di sinistra, un grande ombrello sotto cui far confluire tutti i delusi della politica. L'ideologia, così come la intendiamo noi, che poi si riconduce poi a parole o a iniziative o a contingenti quasi ottocenteschi, per noi non hanno più senso. A rendere il movimento il partito piglia tutto, trasversale come solo la DC era riuscita ad essere, sarebbe la ricercata vaghezza dei programmi, perché se è chiarissimo contro cosa siano schierati sprechi e vitalizi, è molto meno evidente quali siano le priorità. Non a caso, anche riguardo al cavallo di battaglia del reddito di cittadinanza, Casaleggio ha preferito glissare. Se vuole portarmi su un terreno così tecnico, penso che debba partecipare una persona che può darle risposte tecniche. Tra gli elettori degli altri partiti a sentirsi più vicini al movimento sono quelli di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord e poi Sinistra Italiana. Un dato indicativo soprattutto per quando in campagna elettorale si cercherà un bacino da cui pescare voti. Oh,